Allora, prima di salutarvi, una curiosità. Direttore, le piace come lavora Travaglio? Beh, Travaglio, quando c'è la Gruber e c'è Travaglio, non sempre, ma... No, vabbè, no, no, no. Lui fa parte di quelli invitati dalla Gruber. Un tempo anch'io, ma adesso a me... E comincia da te, prima di essere invitato, rimango solo io. Passano degli anni. Vabbè, comunque, è normale, io tra poco compio 96 anni. No, però, scusate, li compio tra un mese. Queste cose ormai... le vedo col binocolo, insomma, non... Le piace Marco Travaglio e il suo modo di fare giornalismo? E poi la stessa domanda Marco, la farò naturalmente Marco a Marco. Marco Travaglio... Ma lei lo aveva notato quando lavorava a Repubblica? Te lo ricordi, naturalmente. Eh? Sì, sì, sono stato a Repubblica 4 anni. Vedi? Ma lui era molto giovane. Lo è ancora, ma allora... Si vedeva che era Travaglio, diciamo, già all'epoca. Si vedeva. Marco Travaglio, cosa ha imparato da Scalfari? Beh, a cercare di farmi capire. Io ho imparato da Montanelli e da Scalfari una lezione, cioè che bisogna scrivere per farsi capire. Montanelli non si intendeva di economia, come io non mi intendo di economia, quindi da Montanelli ho capito tante altre cose, ma non l'economia. Da Scalfari era l'unico giornalista che leggevo quando ero giovane e diciamo, mi affacciavo a questo mestiere da lettore prima ancora che da giornalista e capivo l'economia perché lui riusciva a spiegarla in una maniera talmente semplice da farla capire a un ignorante come me. Senza usare quel linguaggio da iniziati che usano molti perché parlano soltanto a una ristretta cerchia che conosce i codici. Ecco, questa è la lezione. Poi su tante cose siamo stati d'accordo, su altre non siamo stati d'accordo, ma quello è secondario. Eugenio Scalfari, grazie.